Benvenuti, progetto Galsi. Oggi parleremo di questo importante progetto. Intanto chiariamo che Galsi è l'acronimo di Gasdotto Sardegna-Algeria-Sardegna-Italia, che prevede l'importazione del gas naturale appunto dall'Algeria verso l'Italia attraversando tutta la Sardegna. È un progetto importante che suscita una curiosità giustificata, perché dovranno essere realizzati dei grossi lavori proprio attraverso tutta la Sardegna. Ma per chiarire tutti gli aspetti di questo progetto abbiamo pensato di coinvolgere proprio i responsabili Galsi. In questo caso, in questo primo appuntamento, la responsabile delle comunicazioni Galsi, Sara Milanesi. Buonasera. Alla quale chiediamo subito cos'è Galsi. Galsi è, come ha ben detto Antonella, questo nuovo gasdotto di importazione che è in fase di progettazione e di realizzazione, che dalla costa nord dell'Algeria arriverà al sud della Sardegna, proprio qui a Porto Botte, e poi proseguirà con un attraversamento di tutta la Sardegna da sud a nord fino ad Olbia, per poi con un percorso sottomarino raggiungere Piombino, dove il gasdotto poi si innesterà nella rete nazionale di distribuzione esistente già da molti anni sulla penisola. Da chi sarà finanziato? Il progetto è finanziato dai soci azionisti di Galsi S.p.A., che è la società costituita nel 2003 per sviluppare questo progetto. Gli azionisti sono aziende operanti nel settore dell'energia. Il primo azionista capofila è la Sonatrach, che è la società di Stato algerina degli idrocarburi, che è anche il venditore del gas. Seguono gli operatori italiani Edison ed Enel, che operano nel settore dell'energia in Italia da molto tempo, sia per il gas che l'energia elettrica, il gruppo ERA, che è una multiutility dell'Emilia Romagna, e la Sfirs, che è la controllata della regione Sardegna, una società finanziaria. Al progetto, grazie a un accordo che abbiamo concretizzato il 30 settembre del 2008, collabora anche Snam Rete Gas, che è l'operatore che si occupa del trasporto del gas naturale in Italia e che diventerà il realizzatore, poi il gestore del tratto nazionale del gasdotto, quindi da Porto Botte fino a Piombino, mentre il tratto internazionale dalla costa nord dell'Algeria fino all'approdo sud in Sardegna verrà realizzato sempre da Galsi. Naturalmente, perché viene realizzato questo importante progetto? Per prima cosa, sicuramente per consentire la metanizzazione della Sardegna, che ad oggi è l'ultima regione italiana a non possedere ancora questa fonte energetica, a non poter usufruire del gas naturale. Questo con gli indubbi vantaggi che il gas naturale porta rispetto all'utilizzo di altre fonti energetiche, perché il gas naturale è più economico, è una fonte di energia più efficiente e soprattutto è meno inquinante rispetto ad altri combustibili. E poi per una seconda ragione, anche questa abbastanza ovvia, è che il gasdotto Galsi consentirà l'importazione di 8 miliardi di metri cubi di gas verso il mercato italiano, quindi garantirà all'Italia una maggior sicurezza nelle forniture. Nelle prossime trasmissioni entreremo più nel dettaglio tecnico e ambientale, ma sicuramente oggi possiamo dare un po' un'idea sul progetto in generale. Il progetto è costituito da una linea, un gasdotto di 900 km con due tratti sottomarini, il primo dall'Algeria all'approdo sud in Sardegna, dove il Galsi raggiungerà la profondità di 2824 metri, quindi sarà il gasdotto marino più profondo al mondo, una sfida quindi anche di ingegneristica da questo punto di vista. Dall'approdo sud in Sardegna il gasdotto poi proseguirà per circa 280 km ancora sulla terraferma, quindi lungo tutta la Sardegna, arriverà ad Olbia e da qui con un nuovo tratto sottomarino raggiungerà Piombino, dove poi il gasdotto si innesterà nella rete nazionale. Come è stato deciso questo tracciato? Il tracciato del gasdotto è stato deciso dopo svariati anni di studio, circa 6 anni per arrivare all'ottimizzazione finale del tracciato, è frutto dell'analisi di diversi aspetti ambientali e ingegneristici ed è anche frutto della condivisione con il territorio. Il tracciato del gasdotto è stato condiviso da tutti i territori attraversati, alcuni di questi ci hanno fatto delle segnalazioni relativamente alla richiesta di modifiche variabili
variazioni del tracciato che in buona parte, dove era possibile, sono state accettate. Quindi l'ultimo tracciato delineato è quello che tiene conto e ottimizza, diciamo, tutti gli aspetti. E quindi anche la scelta dell'approdo portobotte? Sì, anche la scelta dell'approdo portobotte rispetto agli studi effettuati è risultata la soluzione ottimale che salvaguarda quelle che sono la sicurezza e gli aspetti di ingegneria per quanto riguarda la parte a mare, e anche per la parte a terra è quella che garantisce il minimo impatto dal punto di vista ambientale. I tempi per la realizzazione? Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, si parla del 2011 per l'inizio dei lavori e del 2014 per l'entrata in funzione del gasdotto. Ringraziamo Sara Milanesi, noi faremo delle altre trasmissioni dedicate proprio al Galsi, dove affronteremo in modo tecnico e ambientale con gli esperti Galsi proprio tutti gli aspetti di questo importante progetto che coinvolgerà la Sardegna. Quindi grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.